Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'incendio in Val di Susa alla Sacra di San Michele. L'assessora alla cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi si recherà. Oggi in giornata con i tecnici regionali proprio alla Sacra per una prima ricognizione dei danni causati ieri dall'incendio alla Sacra di San Michele, antica abbazia monumento simbolo della regione Piemonte e non solo è luogo che ha ispirato Umberto Eco per il bestseller Il nome della rosa. Lo rende noto il Presidente della Regione piemontese eh, Sergio Chiamparino. L'assessore regionale al bilancio Aldo Reschigna in ogni caso ha già accertato la presenza di fondi di sviluppo e coesione per il Piemonte che si stimano sufficienti, ha sottolineato poi Chiamparino, per far fronte ai danni. Le fiamme hanno devastato il tetto del convento e i piedi della chiesa, costruita prima dell'anno 1000 all'imbocco della Val di Susa. Da una prima ricognizione dei carabinieri, che indagano sulle cause del rogo, non sono stati distrutti beni di interesse storico e artistico. E aggiungiamo noi, per fortuna, i Vigili del Fuoco stanno procedendo con le operazioni di bonifica. L'edificio andato a fuoco era interessato eh, nei momenti dell'incendio da alcuni lavori di bonifica. Ora passiamo alla cronaca. La questura di Alessandria è riuscita a risalire agli autori dell'aggressione avvenuta il 30 novembre scorso in via alle brigate Ravenna ai danni dell'autista di un autobus sulla linea dell'azienda Amag, aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzi. La banda era salita sul mezzo in visibile stato di ubriachezza e dopo aver infastidito alcuni passeggeri era stata invitata dall'autista a scendere dal pullman. Per tutta risposta i cinque l'avevano circondato, spintonato e colpito con calci e pugni. Una volta ristabilita la vittima era stata invitata negli uffici della squadra mobile dove tra le foto segnaletiche aveva riconosciuto uno degli aggressori, un diciottenne marocchino. Da lui i poliziotti sono risaliti all'interno del gruppetto formato da altri tre maggiorenni, tra cui un alessandrino già con numerosi precedenti e altri due minorenni. Tutti e cinque sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso e interruzione di pubblico servizio. E torniamo invece ora a parlare della rapina, ai danni della famosa giornalista Alessandrina Emma Camagna per il rapinatore, è stata confermata la condanna a sette anni e mezzo anche in corte d'appello. L'autore della brutale rapina, un cittadino albanese, aveva fatto molta fatica a trovare un avvocato che lo difendesse. I dettagli della vicenda nel servizio di Dede Vinci. È stata confermata la condanna a sette anni e mezzo di carcere, anche nel secondo grado di giudizio, al rapinatore albanese Francisco Dugia, che insieme a due complici aveva aggredito il giorno di Pasqua di due anni fa la popolare giornalista de La Stampa Emma Camagna. Era stata aggredita in casa, legata, imbavagliata, picchiata e poi rapinata. Un'aggressione che ha lasciato traumi molto gravi che non sono ancora stati cancellati del tutto. La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto che fosse corretta la condanna a sette anni e mezzo espressa nel primo grado di giudizio per il cittadino albanese Francisco Dugia, confermando la stessa pena che aveva chiesto anche il PM Giovanni Gasparini nella sua requisitoria fatta ad aprile. A questo punto il difensore dell'albanese Andrea Capobianco dovrà valutare se ci sono i presupposti per fare ricorso in Cassazione per chiedere il terzo grado di giudizio. in caso contrario diventeranno definitivi i sette anni e mezzo e saranno da scontare. La squadra mobile della Questura era riuscita a individuare Francisco Dugia analizzando le telecamere nella zona e controllando le tracce di ore di contatti telefonici. Il Francisco Dugia non ha mai voluto rivelare i nomi dei complici e fino all'ultimo ha negato di aver anche solo sfiorato la giornalista. Alla fine, quando ormai era scaduto il tempo per proporre qualsiasi rito alternativo, che gli avrebbe consentito almeno lo sconto di un terzo della pena, l'avvocato Capobianco aveva convinto il cliente ad ammettere la propria responsabilità e a chiedere scusa, almeno per ottenere un po' di clemenza. Così è avvenuto. Giugia ammise di aver partecipato alla rapine e chiese pubblicamente scusa alla giornalista davanti al tribunale presieduto da Luisa Camposaragna. Accetto le sue scuse, fu la risposta di Emma Camagna e tramite legale Giulia Boccassi. Ritirò la Costituzione di parte civile. Ed ora apriamo una pagina dedicata al eh, bullismo. Purtroppo un diciottenne è accusato infatti dalla Procura di Savona di stalking nei confronti di un compagno di scuola con disabilità. Il giudice, per le indagini preliminari, ha emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento alla vittima e per questo cambierà scuola. Secondo il pubblico ministero, il giovane si sarebbe reso responsabile di veri e propri atti persecutori nei confronti del compagno. Episodi di bullismo degenerati anche in violenze fisiche, come ad esempio lo spegnimento di sigarette sulle mani. Le umiliazioni, secondo l'accusa, andavano avanti da diversi mesi. Il diciottenne, però, ha negato ogni addebito. Il mio assistito spera ci siano telecamere che possano dimostrare la sua innocenza, ha fatto sapere il suo avvocato Alessandro Bozzano anche se venisse scagionato, annuncia illegale cambierà comunque scuola. Impossibile continuare a frequentarla alla luce di quanto è successo, avrebbe detto. Un minorenne ritenuto complice del compagno più grande è stato anche denunciato alla Procura dei Minori. Restiamo, come detto, in tema, perché ci sono ancora episodi di bullismo sui bus scolastici e durante la celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono dei vigili urbani, il vice sindaco di Novi Ligure, Felice Broda, ha lanciato l'allarme. C'è infatti forte preoccupazione da parte della Giunta riguardo gli episodi di bullismo, ai quali sono resi noti ragazzini di 7 e 8 anni. Felice Broda ha scelto di affrontare la situazione dal punto di vista sociale che vede emergere la piaga del bullismo giovanile come figlio dell'impoverimento economico e culturale. Broda ha poi aggiunto, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto i genitori e cercato di far loro capire come bimbi di 7-8 anni devono essere educati a un comportamento diverso. Non a caso lunedì è stata ufficialmente annunciata la giornata nazionale contro il bullismo promossa da alunni e docenti degli istituti comprensivi 1, 2 e 3 di Novi che il 7 febbraio proporranno l'iniziativa denominata Lavoriamo per la legalità nel corso della quale presenteranno questo progetto. Operatore amico per dar voce ai loro pensieri. Felice Broda, al termine del suo attacco al bullismo, ha ammesso anche che la presenza dei carabinieri in congedo sui bus non è servita. Ora si cerca un'altra soluzione. Ora parliamo della banda del biodiesel. In 16 avrebbero commercializzato illegalmente un milione di litri di biodiesel rubato. Chiesto così il rinvio a giudizio di una banda accusata di vari reati. Per noi, Emma Camagna. Tra l'ottobre 2014 e il febbraio 2015, in una cascina al fondo di viale Michel, passarono, secondo l'accusa, oltre un milione di litri di biodiesel, poi rivenduti illecitamente, senza controllo, rubati nella raffineria Enel di San Nazaro dei Burgondi. Su quella razzia è stata svolta una vasta indagine condotta a Piacenza, ma con un filone anche ad Alessandria. Ed è per questo che la procura Chiesto il rinvio a giudizio di 16 persone, anche di Alessandria Novi Sale, che andranno in udienza preliminare il 28 febbraio. Le contestazioni della magistratura vanno a diverso titolo e ruolo, dall'associazione a delinquere ai furti, ricettazione, sottrazione al pagamento della Cisa. Secondo la ricostruzione della procura di Alessandria, uno degli inquisiti, Diego Benzi di Alessandria, legale rappresentante della Orti Trasporti, sarebbe stato l'organizzatore e il promotore dell'attività illecita contestata. In che modo? La sua cooperativa aveva appaltato i trasporti di biodiesel da stabilimenti di varie città alla raffineria di San Nazaro, come attestato da documenti. In realtà, gli autisti dei camion cisterna, con complici, avrebbero scaricato nell'impianto piacentino meno combustibile di quanto figurato nelle carte. Perché una parte veniva invece depositata alla cascina di Benzi, dove altri complici avrebbero prelevato i prodotti petroliferi, commercializzandoli in varie parti d'Italia, senza il gravame dell'accisa. Ed ora cambiamo decisamente argomento perché si avvicina il giorno della memoria e si moltiplicano le iniziative legate ad una ricorrenza che non vuole essere solo una commemorazione ma un momento di confronto e di ricordo da sviluppare nell'attualità. Alla sezione classica dell'Istituto Saluzzo Plana di Alessandria stamane è stata inaugurata una mostra dedicata ad una delle moltissime storie legate alla deportazione nei campi nazisti, in servizio di Alessandra della Cappa. Perché la memoria del male non riesce a cambiare l'umanità? A che serve la memoria? Una domanda amara ma opportuna, pronunciata dallo scrittore torinese Primo Levi, che in queste ore di avvicinamento al giorno della memoria, che ricorre in tutto il mondo il 27 gennaio, fa bene sentire. Così come è bene andare a visitare la mostra Il treno di Teresio, qui non ci sono che uomini, i ribelli del trasporto Bolzano-Flossenburg, 5-7 settembre 1944. Allestita da stamane nella sezione classica dell'Istituto Plana di Alessandria. La promossa l'Israel, l'istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia d'Alessandria. Affollatissima da studenti, la sala che ha ospitato l'inaugurazione di una rassegna ad ingresso libero e gratuito che ripercorre in modo analitico la storia del trasporto numero 81, secondo una numerazione attribuita ad un lavoro di ricostruzione di un ex deportato, partito da Bolzano il 5 settembre 1944 e arrivato a Flossenburg il 7 settembre. I 432 deportati, che verranno immatricolati con i numeri dal 21.402 al 21.834, erano rappresentativi di tutte le componenti della resistenza italiana ed europea, membri dei comitati di liberazione nazionale, partigiani, antifascisti impegnati nell'aiuto di prigionieri alleati ed ebrei. Provenivano da tutte le regioni del Paese, appartenevano a tutte le classi sociali ed erano espressione degli orientamenti politici ed ideali dell'antifascismo. Il lavoro di ricerca condotta dall'Associazione Nazionale Ex Deportati di Pavia consente di conoscere in modo approfondito ed analitico le biografie dei deportati, la loro vicenda politica, l'arresto, l'arrivo a Flossenburg e il percorso successivo. Il giorno della memoria deve infatti essere anche occasione per presentare ricerche e studi che approfondiscano sempre più i temi della deportazione politica e razziale in Italia e in Europa e l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia d'Alessandria, Carlo Gilardenghi, ritiene che con questa mostra si possa presentare un lavoro di ricerca di notevole valore scientifico. La collocazione all'interno del Liceo Giovanni Plana risponde peraltro alla volontà di farne uno strumento didattico per tutti gli studenti dell'Alessandrino. La rassegna rimarrà aperta fino al 2 febbraio con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. E sono stati resi noti i dati demografici dell'Ovadese, ci sono pochi nuovi nati, record negativo da dieci anni a questa parte per una popolazione che non fa più figli. Fabrizio Mattana. Evidentemente qualche problema audio nel servizio, che vediamo se possiamo recuperare. Ma procediamo con, parlando della festa dei giornalisti, perché, come vuole la tradizione, il vescovo di Alessandria, Guido Gallese, ha accolto in curia i giornalisti nel giorno del loro santo patrono che ricorreva ieri. C'era per noi Emma Camagna. Come tradizione, il vescovo Guido Gallese ha incontrato i giornalisti in occasione della ricorrenza della festa del loro patrono San Francesco di Sales. Ecco, secondo lei, eccellenza, secondo la Chiesa che lei qui rappresenta, quali sono i requisiti per un ottimo giornalista? Ottimo sotto tutti i punti di vista. <ride> Essere un ottimo giornalista è un compito impegnativo e bisogna essere ottimi uomini come punto base, questa è sempre un'impresa un faticosa di una vita, no? una vita che ci corriamo dietro a queste impresa e non è scontata. Ma San Francesco di Sal viene presentato come esempio perché è una persona che ha vissuto in modo straordinario il suo rapporto nella comunicazione, anche in situazioni estremamente conflittuali. Vescovo di Ginevra, in un momento in cui non, neppure poteva entrarci a Ginevra, eh, è entrato in discussione con eh, i rappresentanti del mondo protestante proprio nel momento in cui tutto questo accadeva e lo ha fatto con grande senso della verità e con grande garbo. E, essendo proprio un modello da questo punto di vista e questa capacità di interloquire, di interagire, di diffondere le sue idee in un modo garbato, profondo e vero e anche convincente. E quindi ecco, viene presentato come patrono dei giornalisti, e credo che in questo il giornalista è un ottimo giornalista quando riesce a vivere queste caratteristiche. E Papa Francesco, nel messaggio in occasione della giornata delle comunicazioni sociali, che sarà poi a maggio, che è uscito oggi, eh, fa riferimento alla verità, il tema delle fake news, eccetera, eccetera, fa un riferimento alla verità invitando ad avere questa capacità della verità che è quella che poi ci fa liberi, Gesù ci dice così, no, la verità vi farà liberi. Quindi penso che possiamo anche mettere nello zaino del dell'ottimo giornalista, come diceva lei, anche la capacità della, della verità in senso profondo. Poi sa, sarebbero tanti gli ingredienti. Ma... <ride> Quali sono le prossime iniziative della diocesi? Ma, come diocesi noi stiamo andando avanti sotto diversi profili, adesso io ho appena cominciato la visita pastorale e, e sto portando avanti questa, e, mh, ho iniziato dalla zona Valenza e, e così andiamo avanti su questo, su questo fronte della visita pastorale. Come promesso recuperiamo il servizio sui dati demografici dell'Ovadese, a voi. In calo la popolazione odovada, stabile invece in alcuni paesi dell'Ovadese. Sembrerebbe esserci una specie di migrazione verso le periferie. La preoccupazione principale nel centro zona è il conseguente percorso verso ulteriori tagli e servizi, che è già motivo oggi di una strenuante lotta con la regione. Ci sono paesi in cui, a detta di molti, la vita sembrerebbe acquistare colore, dove c'è tranquillità, sicurezza e tutto sommato anche le comunità necessarie. Si distinguono fra gli altri Silvano Dorba e Tagliolo, i cui dati demografici, pur non infondendo particolari segnali di ottimismo per il futuro, non sono neppure troppo preoccupanti. C'è sì un calo di poche unità nella popolazione, ma tutto sommato la situazione è stabile. Fanno riflettere anche qui le minori nascite rispetto ai decessi, percentuale che invece a Dovada risulta ancora maggiore. Si discute tanto sull'immigrazione, ma in questo caso c'è da dire che grazie agli stranieri si sta evitando il crollo demografico. Ben 1075 sono quelli presenti sul territorio cittadino, molti sono giovani sotto i 30 anni, pochissimi gli anziani. Vengono soprattutto dalla Romania, dall'Equador, dall'Albania e dal Marocco. Guardando dalla parte degli italiani, invece, si sono registrate nel 2017 soltanto 62 nascite, un record negativo. 160 sono stati decessi. In totale la popolazione vadese è scesa ad 11.370 persone. Il calo degli abitanti è una delle cause che obbligano i comuni, per poter mantenere i principali servizi, ad unirsi. Ad esempio è cresciuto ad inizio anno il numero dei soci della Comuni Riuniti Belforte e Monferrato. La società, a capitale interamente pubblico, si occupa principalmente di servizio idrico e fra gli interventi effettuati nel 2017 è giusto ricordare la manutenzione agli impianti di depurazione e potabilizzazione per un importo pari a 19.000 euro e il rifacimento della condotta per 12.000 euro. I comuni che fanno parte della società sono Belforte, Fresonara, Lerma, Casaleggio Boiro, Montaldeo, Tagliolo e Mornese, ai quali si sono aggiunti recentemente due gruppi, uno dalla Vallemme e uno dalla Val Grue, con Casalnoceto, Montegioco, Sardigliano, Villa Alvernia, Villa Romagnano e Volpeglino. Poi ci sono i comuni aderenti al GAL Borba, ente dal quale è partito ultimamente un bando pubblico rivolto all'avviamento delle attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali. Un aumento di opportunità anche per gli operatori economici ovadesi, anche perché è aumentata dall'anno scorso la porzione di territorio del comune di Ovada inserita nelle aree del GAL. E c'è voluto un referendum a Monbello Monferrato, comune del Casalese con poco più di mille abitanti, per far continuare a suonare anche di notte le campane della parrocchia dei Santi Pietro e Anna, al centro di un dibattito sollevato, dal titolare del resort La Cantinetta, insieme a quelli del vicino ristorante Dubini, che hanno segnalato al sindaco come il rintocco delle campane della chiesa disturbasse il sonno dei clienti. Il primo cittadino ha così proposto un referendum tra i suoi abitanti, inviando una lettera a tutti i maggiorenni che hanno risposto favorevolmente al mantenimento di quel suono anche durante le ore incriminate, vale a dire dalle 23 di sera alle 7 del mattino. Ora il sindaco darà ufficialmente la notizia, mettendo così fine alla questione. Molto bene, è davvero tutto, non perdetevi però dopo la pubblicità il meteo e la nostra pagina sportiva dove parleremo della ripresa della eh, nostra trasmissione Grigi nel Cuore, questa sera alle ore 21.15, canale 111, Telesiti 1, ospite il giocatore Gianluca Nicco dell'Alessandria. Si parlerà di mercato ma anche della prossima partita contro il Livorno in trasferta. Grazie per essere stati con noi.